La certezza dell'amore, la certezza di non essere mai soli nella vita terrena, la certezza che nessuna vita dell'uomo sarà mai nel buio, ma bensì ogni uomo sarà illuminato dalla luce, dall'amore del Padre. Ma com'è difficile per l'uomo conoscere, individuare o credere in questo grande immenso dono. In ogni dove viene sottolineato, vengono sottolineati i doni del Padre, ma l'uomo dice: dove sono mai questi doni? Non sono tangibili nelle mie mani, non sono forti e chiari nella mia mente. E se poi penso che devo metterli concretamente nella mia vita, ebbene l'uomo dice: che non ci sono. Bene, fratelli, vi dico, la fede, la fiducia, la fiducia nel Padre, nella sua legge, nel suo amore, la fede nel credere ciò che umanamente non si tocca e non si vede. Ma se l'uomo avesse solo il granello di senape come fede, ecco, l'uomo vedrebbe e stringerebbe tra le mani ogni cosa, e quel dono che ogni qualvolta gli viene promesso, ecco, l'uomo finalmente lo afferrerebbe nelle proprie mani e saprebbe di gran lunga migliorare e valorizzare la propria vita, e saprebbe anche rivestirla di pace, serenità e di amore. La fede. Imparate, fratelli, ad abbandonarvi a ciò che sono le mie parole, le mie promesse. Non fatele scivolare affinché il vento se le porti via, lontano da voi. Fermate nelle vostre riflessioni, date un poco più di forza a ciò che vi viene portato, date una possibilità in più alle parole, alle promesse che vi porto. Non lasciatele
continuamente fuori dal vostro uscio. In questo modo non arricchirete mai la vostra vita. In questo modo non alleggerirete mai il vostro cammino e non riuscirete nemmeno a gioire di ciò che vi porto, di ciò che vi dono. Imparate, fratelli, a separare la vostra vita dalla mia parola e i miei doni, perché separandole sicuramente riuscirete a riconoscere meglio, a vedere tutto ciò come se fosse lo specchio della vostra vita. Una volta che avrete verificato, valutato, ecco, forse con una forza maggiore, con un amore per voi stessi maggiore, anche un desiderio maggiore, ecco, forse riuscirete ad accettare la mia parola e i miei doni e finalmente permetterete all'amore del Padre di operare serenamente e appieno dentro di voi, nelle vostre vite. L'uomo che ogni giorno della propria esistenza piange, porta lamento, porta desideri, ogni giorno, ma ogni giorno regolarmente rifiuta, non ha fede, non crede nell'amore del Padre, non crede nella sua potenza, non crede possibile che il Padre possa donare doni alla vita dell'uomo. Non credendo nel Padre, non credete nemmeno in me, nella mia parola, nei miei doni. Fratelli, cercate con onestà di guardare nello specchio della vostra vita. Cercate il Padre, cercate Dio e vedrete che la vostra vita inizierà un cammino più armonioso, più leggero, e le paure, le insicurezze, i dubbi che attanagliano continuamente la vostra mente svaniranno, perché l'amore del Padre, la forza di Dio sarà entrato dentro di voi, nel vostro cuore. Come sarebbe bello se l'uomo dicesse con piena onestà e con pieno amore: io sono
consapevole e certo di essere figlio di Dio e di appartenergli ogni giorno della mia vita. Che uomo sarei io se non avessi come base, come certezza, come origine della mia vita, il Padre, Dio. Quanta poca fede, fratelli, quanti dubbi, troppi, troppi dubbi. Troppo poco amore. Imparate, fratelli, a donare la vostra vita al Padre, quella vita che appartiene a quei pochi attimi della vostra giornata. Non abbiate timore. L'uomo non sarà impoverito donando la propria vita al Padre, ma bensì sarà arricchito. Quanta gioia in quei cuori così appesantiti e tristi, quanta leggerezza e libertà in quelle menti piene di dubbi. Di paure e soprattutto di insicurezze e di incertezze della vita. Certamente state pensando che è molto facile per me parlare, perché io sono, come voi direste, dall'altra parte e non vivo i problemi della vita umana ogni giorno, bene vi sbagliate. Ogni giorno sono a fianco a voi, a fianco i miei e i vostri fratelli della terra. Ogni giorno gioisco ogni giorno sono dispiaciuto ogni giorno vi sprono vi consiglio vi sostengo e ogni giorno anche mi allontano perché lasciate la mia mano. Non volete essere affiancati all'amore del Padre, dal mio amore. Il Padre e Dio, una cosa sola, ricordate, non siamo separati, ma bensì siamo una cosa sola. L'amore spaventa. L'amore mette dubbi, l'amore mette barriere. Provate a riconoscere l'amore. Questo è un compito dell'uomo, sapere riconoscere l'amore. L'uomo, questo compito, l'uomo nel suo libero arbitrio deve saperlo riconoscere.
per dare leggerezza e facilità alla propria vita. Soltanto ricordate la fede. In quella certezza, in quella gioia di appartenere a quel grande disegno del Padre che è la vita dell'uomo, fede e amore per la vita. Ecco, rivestitevi di fede e certamente ogni cosa sarà più facile e più chiara, perché la mente porterà il proprio ragionamento col proprio metro, ma il vostro cuore userà il metro dell'amore, ricordate, non sottovalutate. Esso è sempre con voi, lungo tutta la vostra vita. Pregate per i miei fratelli e vostri, pregate per i miei fratelli della mia terra, affinché possano comprendere il pericolo e il male che si verrà a scatenare da questo movimento che si allargherà a macchia d'olio . Pregate affinché possa il libero arbitrio dell'uomo fermare quel movimento che appartiene alla legge dell'amore del Padre. Benedico ciascuno di voi, la vostra vita, i vostri menti, il vostro cuore. Benedico tutti coloro che fanno parte della vostra vita, affinché possiate trasmettere di l'un l'altro il seme dell'amore, com'è importante, fratelli, comprendere che l'uomo, se non si riveste di amore, è una creatura quasi senza valore. È una creatura con un domani incerto. Non ben delineato, dove vi sarà la legge del Padre che delineerà il cammino di ogni uomo. Perciò cercate di rivestirvi di amore e di essere nella gioia completa
della legge del Padre. Vi abbraccio. E vi porto un abbraccio di un umile fratello che nell'oggi, nell'esempio della sua vita, vi è la fede. Quanti esempi gli uomini hanno e quanto poca attenzione pongono agli esempi. Fate più attenzione e saprete arricchire la vostra vita. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito.